assolutamente sì, perché è troppo presto per individuare una pista privilegiata. È necessario in questa fase raccogliere il maggior numero di informazioni possibili, sia sul contesto familiare e amicale della vittima, per capire chiaramente che cosa può aver legato la vittima al suo assassino. E anche il contesto ambientale è molto importante, mi riferisco al fatto che è un omicidio avvenuto sulla pubblica via, per cui sicuramente l'acquisizione di sistemi di videosorveglianza e delle testimonianze tra i residenti può rappresentare un valore aggiunto essenziale per individuare l'autore. Sull'orario di uscita della ragazza da casa non ci sono dettagli che ci potete fornire? Al momento non possiamo fornire dettagli precisi, però uno degli obiettivi di queste primissime ore di indagine è quello proprio di ricostruire in modo dettagliato quelli che sono stati i movimenti della donna quella sera fino al momento dell'aggressione. Per sequestrare anche le immagini delle camere di sorveglianza comunali ma anche private? Stiamo facendo un attento screening di tutti i sistemi di telecamera pubblici e privati, verificando quelli che sono efficienti, quelli che non sono efficienti, acquisendo e preservando le immagini che poi saranno attentamente vagliate dal nostro personale. Da oggi si può tornare a conferire il rischio di vuol dire che avete trovato l'arma del delitto? No, non si può dire questo, però si può dire che abbiamo ultimato gli accertamenti che ritenevamo necessari nell'immediatezza. È una valutazione che abbiamo fatto grazie anche alla disponibilità dell'amministrazione comunale, abbiamo chiesto la sospensione della raccolta dei rifiuti, abbiamo effettuato gli accertamenti che ritenevamo necessari nell'immediatezza. Ultimati questi accertamenti, il magistrato ha disposto che il servizio poteva riprendere regolarmente. Però non penso che sia opportuno trarre conclusioni affrettate dall'effettuazione di questo accertamento. In ogni caso, per le ragioni legate al massimo riservo che dobbiamo mantenere sull'indagine, non potremo comunque fornire indicazioni circa l'eventuale rinvenimento di un'arma o di altri elementi utili alle investigazioni in questa fase. Vox Populi, quella non è una zona bellissima in certi orari della sera, insomma c'è una frequentazione costante, movimenti che